Siamo nella sede dell'AIDO di Novi perché vogliamo chiedere ai maggiori rappresentanti dell'associazione di descriverci l'evento previsto per il fine settimana. Isa Somma, il presidente, ci può introdurre questo evento importante della vostra associazione e della città? Volentieri, certamente. AIDO Novi il 7 dicembre conclude gli eventi previsti per il suo 35esimo anniversario con la presentazione del volume Strenna, Donare se stessi, presso la Galleria d'Arte Baggetto di via Girardengo alle ore 17:30. È un volume importante in cui sono raccolti momenti significativi di testimonianze di persone che, grazie al trapianto, hanno potuto riprendere le redini della loro vita e di familiari di donatori, i cui congiunti, prima del decesso, avevano dato il consenso alla donazione o si erano iscritti all'AIDO. Con il trapianto, per tante persone, nella vita di tante famiglie, è ritornata la luce. Questo volume attesta come la diffusione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule sia importante e sempre attuale. Il libro è un discorso a più voci, non è un libro retorico, non è patetico, ma è un insieme di storie, anche divertenti, a volte anche commemorativo, ma contiene anche dati statistici, schemi e informazioni utili. Lo si legge in un soffio e noi vi invitiamo a farlo. Vi aspettiamo venerdì 7 presso la Galleria d'Arte Baggetto. Bene, dottor Maurizio Prato, vicepresidente dell'associazione. Il titolo mi sembra molto significativo, penso che dica tutto, donare se stessi. Ci può dare una motivazione ulteriore, oltre quanto ci ha già detto la Isa Somma, per venire venerdì o comunque in altre occasioni che presenterete il libro? Questo libro è tutt'altro che uno strumento di autopromozione, è invece soprattutto uno strumento di promozione della cultura della donazione. Questi 35 anni hanno visto anche se con qualche purtroppo piccola eccezione, comunque hanno visto un miglioramento progressivo, un aumento progressivo del numero delle donazioni e quindi anche un aumento progressivo del numero dei pazienti che sono stati sottoposti a trapianto di organo. E questi sono ovviamente dati molto confortanti. Soprattutto, e questo è un dato di questi ultimi anni, noi assistiamo ad una correzione, almeno una correzione tendenziale. Non abbiamo ancora raggiunto numeri soddisfacenti sotto questo punto di vista, ma ci stiamo arrivando. Assistiamo ad una correzione tendenziale del rapporto tra il numero di coloro che aspettano un organo e il numero di coloro che vengono trapiantati. Questo rapporto è stato per lungo tempo superiore a 3 a 1. Pazienti costretti a stare in lista d'attesa per 3-4 anni e pazienti che purtroppo non riuscivano ad arrivarci a questo traguardo. Ora, in questi ultimi anni questo numero si sta lentamente correggendo e questo è un elemento di grande soddisfazione ed è il frutto del lavoro di centinaia di persone, di tanti professionisti che si dedicano a questa attività ed è anche il frutto del lavoro molto più in piccolo di associazioni come la nostra che da tempo promuovono questo tipo di azione, questo tipo di iniziativa. Ecco, chi vorrà leggere questo libro possa trovare degli stimoli per diffondere la cultura della donazione. Antonio Donà, amministratore dell'AIDO, mi sembra, avendo così sfogliato il libro, di aver trovato qualcosa di molto emozionante che sono le testimonianze, giusto? Certo, direi che l'elemento caratterizzante questo libro lo abbiamo proprio pensato in questo modo, perché al di là di tanti strumenti che grazie al cielo AIDO nazionale
produce e distribuisce a livello nazionale e dà risultati importantissimi, ormai sono alcuni milioni coloro che aderiscono alle nostre iniziative, però ogni volta che si ascolta o si è presenti alla testimonianza di una persona che ha ricevuto in dono un organo e ha cambiato la sua vita, o purtroppo ai familiari, la testimonianza dei familiari di coloro che hanno donato i loro organi, l'emozione prende sempre il sopravvento. E quindi abbiamo pensato di portare le testimonianze di alcuni trapiantati dal nostro territorio, quindi dalla nostra zona, di Novi, dei paesi limitrofi, proprio per far conoscere anche a tutti coloro che non hanno la fortuna di partecipare a questi incontri, a poter avere le stesse sensazioni, le stesse emozioni che ogni volta desta ascoltare una persona che parla di un dono ricevuto e che gli cambia e che gli ridona la vita. Questo penso che rientri a pieno nel nostro modo di vedere la nostra trasmissione, quella delle buone notizie, perché con una donazione si può salvare una vita. Si può salvare anche più di una vita. Grazie a tutti. Grazie a voi.